Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo della paura della morte. Prima vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Tutti prima o poi dovremo fare i conti con il più misterioso aspetto della vita, l'evento più certo che possa esistere, eppure il più temuto, la morte. La paura della morte, o tanatofobia, dal greco thanatos che significa morte e phobos che significa paura, è per l'appunto una paura ancestrale, esistenziale, connaturata all'esistenza, con cui, prima o poi, tutti siamo chiamati a fare conti. La paura della morte, soprattutto quando patologica, rappresenta un disturbo da curare tramite l'intervento delle figure professionali predisposte a tale scopo, quindi psicoterapeuti o psichiatri. La tanatofobia insorge quasi sempre nel giovane adulto, non prima dell'adolescenza, spesso a seguito di un trauma come la morte di una persona cara o l'insorgere di una malattia che accende il timore. Uno studio del 2017 ha rivelato come i figli di genitori ricoverati in geriatria sviluppassero alti livelli di ansia e grande timore nei confronti della morte, ansia addirittura maggiore di quella degli anziani ricoverati che invece non temevano la morte in sé, ma solo l'avvicinarsi di quel momento, ossia il distacco. Solitamente chi ha paura della morte, può finire per ritrovarsi solo, isolato. In più potrebbe sviluppare i sintomi tipici della depressione o di un disturbo d'ansia. La tanatofobia è spesso paralizzante e questo tipo di pensiero emerge in modo ossessivo. Per quanto la morte sia un evento naturale, in realtà non ne capiamo il motivo, non abbiamo il controllo su di essa e la mancanza di controllo è certamente una delle principali cause del timore. L'uomo teme ciò che non può controllare, questo è un dato di fatto. I sintomi più frequenti della tanatofobia, sono l'ansia, i pensieri legati alla morte propria o quella degli altri, diciamo, dei parenti o degli amici, stati d'animo depressivi o vera e propria depressione, angoscia, comportamenti di chiusura parziale o totale verso ciò che riguarda la morte, ad esempio timore di partecipare ad un funerale, timore di recarsi al cimitero, ecco cose di questo tipo, attacchi di panico, disturbi del sonno. Bisogna poi considerare che la paura della morte risente della connotazione spazio-temporale dell'individuo. Nel 1600, ad esempio, il timore per la morte aveva origine da una condizione personale ed un contesto sociale ben diverso, da quello in cui viviamo oggi. Basti pensare che nel Medioevo, si creò la figura del tristo mietitore, ossia si pensò bene di antropomorfizzare la morte, dargli un corpo, renderla quasi umana, per cercare di comprenderla meglio, o probabilmente proprio per cercare di esorcizzarne la paura. Si consideri anche che una persona orientale, differentemente da un occidentale, teme e vive la morte in maniera differente, poiché differente è la sua cultura ed il suo contesto sociale. E allo stesso modo, ad esempio, una data tribù africana potrebbe considerare la morte in maniera differente da come la consideriamo noi occidentali, o ad esempio da come potrebbero considerarla i nativi americani. Così come cambia la concezione della morte, muta anche il timore che gli uomini possono avere della stessa. Ad esempio, in una cultura che crede nella rinascita, nella reincarnazione, il timore per la morte è certamente minore rispetto ad una cultura che concepisce un post-mortem con premi e punizioni, quindi una concezione lineare, diciamo, di vita-morte post-mortem. Secondo recenti studi, alla fine della vita emergono una serie di paure che possono amplificare il timore per l'evento in sé che stiamo vivendo. Paura dell'agonia, ad esempio, o paura di perdere il controllo delle cose, paura di quello che capiterà o che potrebbe capitare a chi sopravvive alla nostra morte, quindi a quelli che rimangono, per intenderci. Paura che gli altri, possano soffrire nell'assisterci durante quell'evento,
paura dell'ignoto anche, quindi paura dell'eventuale post mortem, e infine paura che la vita vissuta non abbia avuto nessun significato. Questi sono, diciamo, sono timori che vanno poi ad amplificare quel senso di angoscia che di per sé è legato all'evento che stiamo subendo, quindi alla morte. Un modo costruttivo per combattere la paura della morte è conoscerla meglio, imparando quanto più possibile su di essa e sulla fine della vita, in modo da limitare l'ansia e le preoccupazioni. Per questo motivo anche ho pubblicato un libro dal titolo La morte umanizzata, Shinigami e tristi mietitori, pubblicato nel 2021 tramite la casa editrice Quaderni del Bardo Edizioni. Libro che affronta la morte dal punto di vista antropologico, fornendo punti di vista alternativi ed anche curiose leggende sulla stessa. Accettare la morte significa riconoscere e rispettare la vita. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.